in Sicilia a nuoto, ora. Bravo! Voi capite? Bravo! Perché l'ho fatto? Non so perché l'ho fatto. Perché io sono partito dalla Calabria che mi dicevano, cavolo, alcuni cani che non ce la fai, come l'hai fatto? Sono arrivato in Sicilia e ho detto, che minchia stai facendo, mamma mia. Ho voluto dimostrare che se una persona, mi sono preparato 6 mesi, non l'ho fatto così. Allora, ho voluto dimostrare che se una persona di 64 anni come me si impegna e fa una cosa, secondo me, e secondo un 64enne normale, straordinaria, lo fa con la forza di volontà. Cazzo, io arrivo in Sicilia con questo messaggio, che se noi ci impegniamo tutti a fare qualcosa, possiamo veramente cambiare. Se cambia la Sicilia, cambia l'Italia. L'Italia ha bisogno della Sicilia, mentre la Sicilia non ha bisogno dell'Italia. E questa è la cosa. Guardate che sta succedendo qualcosa di strano. Io giro per la strada, oggi ero in mezzo alla gente, poi vengo qua e faccio un comizietto, perché so che vi fa piacere sentire un po' le cazzate che dico, ma io mi diverto di sentire quello che mi dite voi, e quello che mi hanno detto oggi al bar, cosa ci hanno detto? Grillo, vieni qua, fai la star, attraversi, stanno qua, non cambia una minchia. Certo, se sono tutti come te, lo so che non cambia una minchia. E poi un altro mi dice, intanto io non vado a votare, tanto siete tutti uguali, quando andate su non vado. Io non voto da 10 anni, non vado più a votare. La politica mi fa schifo, io non mi occupo di politica. Allora gli ho detto, guarda amico, che se tu non ti occupi di politica, la politica si occupa di te. Molto bene, si occupa di te. Io ero un non votante come tu, ero deluso. E allora abbiamo bisogno di idee che sono semplici. Inserire al posto di questa merma dei cittadini normali come voi, che dedicano un po' del tempo alla propria città, alla propria regione e alla propria nazione, con una retribuzione giusta, con tempo limitato, 2 legislature poi vai a casa, e allora se la politica li toglie i soldi e li toglie la carriera, se vuoi rubare vai da un'altra parte. Io sono sicuro che può partire da qua qualche cosa di straordinario, deve partire da qua. Quindi noi siamo per queste cose, abbiamo un programma che non legge nessuno, ma dovete fidarvi, se non vi fidate votate UDC, Casini, sono brave persone. No. Ora mi vado a sfogare, è stato un piacere essere con voi, scusate. Vorrei essere più tranquillo, essere più sereno, perché poi le televisioni mi inquadrano così, è uno che grida, è uno che fa solo proteste, non fa proposte, li riempiamo di proposte, clicate sul programma del Movimento 5 Stelle e ci sono tutte le proposte di 5 anni fa che fortunatamente hanno copiato tutti, stanno copiando tutto. Noi come entriamo nel comune, nella regione, fate entrare 7-8 di queste persone e capirete quello che succede nella vostra regione, non avranno più santo. Grazie, vi abbraccio.